Buongiorno a tutti, oggi è Uno Rischio 2020, siamo qui con Massimo Marconcini, assessore delegato alla protezione civile del comune di Empoli e le vorremmo fare una domanda inerente alle emergenze e come interviene il comune di Empoli e i comuni in generale in un'emergenza come l'alluvione. Buonasera e grazie dell'invito. Intanto il Comune di Empoli opera all'interno di un'organizzazione che è quella degli 11 comuni, quindi dell'Unione, con il sindaco Masetti, il sindaco di Montelupo Masetti che fa da capofila, e noi interveniamo, come dire, in maniera quasi uniforme insieme alle associazioni che voi in questo momento rappresentate. L'amministrazione comunale, il grosso del lavoro lo chiede a voi perché voi siete poi quelli che sul campo fattivamente fanno le cose, quindi pubblica assistenza, misericordia, SICT, Croce Rossa Italiana. Quindi ci attiviamo, cerchiamo di vedere qual è il pericolo, mettiamo a disposizione i nostri responsabili, nell'organizzazione ovviamente, dirigenti del comune, mandiamo i nostri operatori assieme sempre a voi ad operare anche su quelle che sono le cateratte o comunque tutti i sistemi di controllo, dopodiché si aspetta l'evento e si cerca di ridurre al minimo i danni. E in questo, ripeto, siete molto preziosi voi, i gruppi di volontariato nella nostra città si distinguono sempre e da sempre, direi. Insieme a me oggi c'è anche Damiano Gorini, della Misericordia di Empoli. Non so se vuoi fare una domanda anche Sì, salve, buonasera, buonasera Massimo. Sì, la domanda che ti volevo fare io è questa. Vedo perché operiamo insieme continuamente con i gruppi e le associazioni di volontariato dell'Empolese che c'è tanto impegno e c'è tanta voglia di fare da entrambe le parti, sia dall'amministrazione e, di rimpetto, dalle associazioni, per migliorarsi sempre di più. Che idea ha il comune di Empoli e l'amministrazione comunale nel voler fare di più per garantire, quali sono i progetti che avete in mente per il futuro per garantire ancora più operatività e protezione alla popolazione? Ciao Damiano, grazie della domanda. Allora, intanto l'amministrazione comunale si sta muovendo, lo fa sempre, ma in particolar modo in questi momenti, perché ci siamo resi conto che comunque il futuro se no sarebbe preoccupante. Abbiamo proprio in questi giorni fatto una riunione nella quale abbiamo analizzato e visto alcuni progetti di messa in sicurezza di quelli che sono poi i canali con i quali arriva l'acqua nel nostro grande fiume che è l'Arno. E quindi stiamo valutando progetti per sistemare tutti i vari lì che non sto a dirvi perché voi conoscete meglio di me. Sono interventi costosi, si spera davvero che la regione faccia questo scatto in avanti e ci aiuti a compierli, perché chiaramente, è come mi insegnate voi, se noi riusciamo prima a sistemare tutta la rete, il reticolo, diciamo, delle acque della nostra città, quando poi dovesse arrivare una pioggia anche copiosa, riusciamo a gestirla meglio. Quindi questi grandi interventi, penso al Rio Orme, al Rio dei Cappuccini, dovranno al Rio. Anche quelli, i righi che vanno su Santa Maria, eccetera. Ci sono dei progetti che non sto a descrivere qui, ma davvero vogliamo mettere in capo. Poi l'ordinaria manutenzione va sempre migliorata, perché il controllo anche delle cateratte, delle barriere che noi abbiamo lungo l'Orme, quindi deve essere sempre tenuta a lucido. E poi rapporti con le associazioni, cercare di darvi supporto, la formazione, iniziative come queste io non rischio, che servono appunto a fare una cosa che molto spesso viene sottovalutata, ma a tenere l'attenzione anche della popolazione rispetto a questi temi, perché poi è decisivo anche come ci si comporta come cittadini in questo ambito, e voi me lo insegnate. Quindi anche queste iniziative hanno uno scopo nobilissimo. Proprio stamani abbiamo ringraziato tutte le associazioni come amministrazioni comunali per l'enorme lavoro che avete fatto anche nella fase Covid. Quindi la protezione civile non è solo acqua, non è solo intemperie, ma la protezione civile è utile per tantissime cose. Lo è stato in questi 4 mesi anche di Covid. Grazie Massimo. Grazie mille e direi buona giornata, io non rischio 2020 a tutti quanti. Buona serata, arrivederci.